Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Faccio questa ripresa un po' particolare perché voglio testare la videocamera del computer, perché tanto questa è soltanto un'introduzione a un video che ho girato in realtà qualche tempo fa. Infatti è da un po' di giorni che non vedete il mio video perché sono stata in vacanza, sono stata a Kirk, in Croazia, quindi niente, sono stata lì una settimana, anzi credo che pubblicherò breve il vlog. E quando sono tornata, come vedete dal telo qui dietro, nella stanza dove riprendo di solito, ho anche avuto dei lavori, quindi ho dovuto aspettare qualche giorno in più. Comunque le cose stanno sistemando, fatto sta che faccio questa intro velocemente perché poi, come ho detto, ho girato il video qualche tempo fa. Perché praticamente questo è il video in cui per la prima volta vi faccio vedere la mia libreria. Ah, scusate per la voce, ma l'ho lasciata in Croazia anche quella perché l'aria condizionata mi ha tolto la voce. Comunque, appunto, ho messo in ordine la mia libreria e quindi è la prima volta in cui vedete questa libreria. Non l'ho mai fatta vedere anche quando abitavo nella casa vecchia perché avevo una libreria piccolissima nella vecchia casa e tutti i libri erano ammassati lì. Ho sempre deciso di aspettare il momento in cui avrei avuto la mia casa definitiva con la posizione definitiva dei libri. E finalmente, insomma, è successo, quindi avevo bisogno di metterla un po' in ordine perché, come vedrete, io le librerie non le ho in casa, proprio nella casa dove abito, ma in uno dei fondi, perché in questa casa, dato che è molto vecchia, è stata costruita molti anni fa, all'epoca, insomma, c'era tanta utilità, c'era tanta necessità, dico, di avere tanti fondi perché le persone appunto ci lavoravano e mentre nella parte sopra della casa ci vivevano e quindi noi abbiamo questi fondi, stiamo guardando un po' come utilizzarli ed ho deciso uno di adibirlo appunto alle librerie e a tutti i miei libri. Quindi niente, avevo da dare una pulita perché era tanto tempo che non ci tornavo, che non mettevo un po' in ordine, quindi ho pulito tutto. In più, avendo chiuso il negozio, mi sono portata a casa due o tre librerie nuove e quindi le ho anche quelle inserite all'interno della stanza e ho risistemato i libri in modo da occupare anche più librerie. Come vedrete, alcune rimangono vuote, in realtà è proprio questo il mio intento, il fatto di avere tanto spazio disponibile in modo da poterne usufruire anche negli anni, perché se avevo già tutto pieno, figuriamoci tra qualche anno con la quantità di libri che compro, in che situazione mi sarei trovata. Ci tengo però ad aggiungere prima un'altra cosa, ovvero che questo non è un bookshelf tour, cioè io faccio soltanto vedere un mio pomeriggio in cui mi sono dedicata al riordino dei libri. Chiaramente arriverà a breve anche un bookshelf tour perché non l'ho mai fatto, ne ho fatto soltanto uno e ve lo lascio qui o qui, non so dove comparirà. Comunque, quello però era di una delle librerie del negozio, invece adesso voglio fare proprio bookshelf tour di casa e niente, questa è soltanto una panoramica. Comunque, fatemi sapere se vi può piacere. Niente, io vi lascio al video. Come vi ho detto, la stanza vi do una panoramica generale della stanza e come era prima, e poi, ovviamente, vedrete anche come alla fine del lavoro. E niente, noi ci vediamo alla fine del video. Allora, per prima cosa mi dedicherò a questa libreria che, come vedete, rimane dietro. Vabbè, qui c'è l'aspirapolvere che ho usato comunque, dietro questa porta gialla che quando si apre chiaramente la nasconde. E quindi qui voglio metterci tutti gli album delle foto, quindi i nostri album, perché io ho l'abitudine di stampare, da quando mi sono messa col maritino, di stampare le foto più belle di ogni viaggio che abbiamo fatto. In più abbiamo qualche album di foto di quando eravamo piccoli che ci siamo portati in questa casa e quindi li metto qui perché comunque sono oggetti che raramente uso, raramente vado a vedere e quindi possono anche stare dietro una, insomma, su una libreria che rimane un po' nascosta dietro la porta. E poi accanto, come vedete, c'è da mettere a posto anche questo, che questo è un vecchissimo baule della nonna del maritino.
dove teniamo le coperte, quelle più pesanti per l'inverno, quindi devo sistemare sicuramente il tappetino per lo yoga. Questo è un quadro che avevamo nella vecchia casa di New York, però qui in questa nuova abbiamo un quadro ancora più grande sopra il letto, quindi l'abbiamo messo qua giù, e qui c'è un'altra libreria da riempire. Riguarda invece questa libreria, al momento la lascerò vuota perché praticamente mi avanzano le librerie, ne ho più del necessario, dato che quando ho chiuso il negozio alcune me le sono portate a casa. Infatti, come vedete, anche qui alcuni scaffali sono vuoti ora che ho tolto gli album, e qui addirittura ne ho un'altra completamente vuota, il che è un bene perché significa comunque che negli anni, via via, quando compro i libri, per il momento ho già il posto dove metterli. Adesso voglio riempire questa libreria qui con tutte le serie che io posseggo, ovvero tutti i libri dello stesso autore, oppure che appartengono alla stessa serie, oppure appunto i libri in serie, quindi dove ci sono primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, volumi, e quindi questo, ecco, sarà dedicato a questo scopo, e poi vediamo come organizzare il resto. Che pulire e sistemare queste due librerie bianche. Teoricamente queste appartengono a me, più quella che è sul retro che ho lasciato vuota, mentre questa qui grande di legno marrone dovrebbe appartenere al maritino. Anche questa è un po' incasinata perché, come vedete, ci abbiamo anche messo tipo il presepe e robiccia natalizia, e comunque cercherò anche di mettere a posto questa, deciderò se farvelo vedere o meno, perché in ogni caso questa parte di qua è quella mia. E in particolare voglio sistemare al meglio questi due ripiani qui, magari anche ampliarli a più scaffali, che sono dove praticamente sto tenendo i libri per bambini, quindi sia quelli nuovi che ho comprato come Harry Potter con le edizioni, insomma, con le immagini, sia quelli che mi sono portata dietro da quando ero bambina, insomma, dalla casa dei miei genitori, perché sono quelli che un giorno utilizzerò per i miei futuri figli, quindi voglio trovare un posto anche a loro, anche perché qui sono un po' stipati, e basta, sistemo queste due adesso. Missione compiuta. Allora, la parte del maritino in realtà l'ho soltanto spolverata perché comunque i suoi libri sono abbastanza in ordine, mentre la mia parte l'ho completamente stravolta, alcuni libri li ho messi con la copertina in avanti perché mi piaceva particolarmente, insomma. Niente, vi faccio vedere come è venuta la stanza alla fine.
spero vi sia piaciuto. Come ho detto, fatemi sapere se vi interesserebbe un bookshelf tour. Intanto comunque vi anticipo che a breve arriverà il vlog di Kirk, dove non ho parlato tanto perché, come sentite, la mia voce non era al top, quindi ho più che altro fatto vedere le bellissime cose che abbiamo visto, le bellissime spiagge che abbiamo visitato. E niente, noi ci vediamo quindi prestissimo con un altro video. Ciao!